Cosa c'è da sapere sul contratto di lavoro a tempo determinato? In questa puntata di Reflex analizzeremo le particolarità e le caratteristiche di questo contratto di lavoro e in particolare ci soffermeremo sulle sanzioni. Parleremo di questa tematica con Gianluigi Pascuzzi, ispettore del lavoro presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti e Pescara, in servizio presso la sede di Chieti. Gianluigi, ti chiedo quindi di esporci la natura di questo contratto e di indicarci quali sono i limiti che il legislatore ha posto per questo contratto. Il contratto a tempo determinato è un contratto di natura subordinata a cui può essere apposto un limite di durata complessivamente non superiore ai 36 mesi. Questo comporta che lo stesso datore di lavoro può assumere un lavoratore dipendente con un contratto a tempo determinato, con una successione di contratti tra proroghe e rinnovi per un periodo non superiore ai 36 mesi complessivi. Quindi il contratto a tempo determinato, sempre nell'ambito dei 36 mesi, può essere suscettibile di proroghe e rinnovi. Le proroghe possono essere in un massimo di 5, mentre per quanto riguarda i rinnovi, devono essere sostanzialmente intervallati da quei periodi di cuscinetto, i cosiddetti stop and go, che sono di 10 giorni minimo per un contratto inferiore ai 6 mesi, a tempo determinato inferiore ai 6 mesi, e di 20 giorni per un contratto superiore ai 6 mesi. E è importante ribadire che per quanto riguarda i rinnovi, se non si rispettano i periodi di cuscinetto e quindi si stipula un contratto prima dei 10 giorni o prima dei 20 giorni, il secondo contratto, per espressa disposizione legislativa, diventa un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato. Okay. Grazie Gianluigi. Prego. Una cosa volevo chiederti, ma c'è qualche altro modo che potrebbe portare alla continuazione di questo rapporto di lavoro o soltanto tramite le proroghe e i rinnovi è possibile andare oltre il termine iniziale? No, è possibile anche una continuazione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato, però questo ha un limite disciplinato sempre dalla norma di legge. Quindi, sempre con riferimento e con riguardo all'arco temporale complessivamente utilizzabile, che è quello di 36 mesi, il contratto a tempo determinato può continuare oltre il termine. Questa continuazione è legittima se si ha sostanzialmente una continuazione all'interno del 30° giorno per contratto a tempo determinato della durata inferiore ai 6 mesi, entro il 50° giorno con contratto a tempo determinato della durata superiore a 6 mesi. È ovvio che se c'è una continuazione del rapporto di lavoro, la retribuzione del lavoratore deve subire una maggiorazione, che è quella del 20% fino al 10° giorno consecutivo, successivo al termine del contratto a tempo determinato, del 40% dal 11° giorno successivo al termine del contratto a tempo determinato. Ok, grazie. Invece, per quanto riguarda i limiti, il legislatore ha predisposto poi dei limiti per la stipula di questo contratto? Sì, il legislatore ha posto dei limiti, sempre nell'ambito di questo arco temporale di 36 mesi. Il legislatore, oltre diciamo, a un limite temporale, quindi di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato con un singolo lavoratore dipendente, per un limite massimo di 36 mesi, ha posto anche un limite dimensionale, quindi un limite quantitativo più che dimensionale. Quindi ha disposto che non possono essere stipulati contratti a tempo determinato in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per le aziende invece, questo limite per le aziende iniziate in corso d'anno si sposta al momento temporale in cui si intende procedere all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato. E invece per quanto riguarda le sanzioni, Gianluigi, quali sono quindi le sanzioni che ha previsto il legislatore in caso di contratto di lavoro a tempo determinato? Allora, per quanto riguarda le sanzioni applicabili per il superamento della soglia del 20%, è opportuno ribadire che i contratti che superano questa soglia non vengono trasformati in contratto a tempo indeterminato, quindi per espressa previsione normativa questi contratti rimangono come contratti a tempo determinato. È anche utile evidenziare che per le aziende con meno di 5 dipendenti è comunque possibile la stipula di almeno un contratto a tempo determinato, mentre per aziende con più di 5 dipendenti si applica la soglia del 20%. Quindi al superamento della soglia del 20%, se si supera la soglia di un'unità, si applica la sanzione del 20%,
della retribuzione lorda del lavoratore dipendente assunto in violazione del limite per ciascun mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Mentre se si supera la soglia del 20% del limite imposto dalla norma di legge con più di un'unità assunta a tempo determinato, la sanzione applicata sarà del 50% okay. della retribuzione dei lavoratori assunti in superamento della soglia medesima per ciascun mese e frazione di mese superiore ai 15 giorni. È opportuno evidenziare che, come molti altri aspetti del contratto a tempo determinato, anche il limite percentuale è soggetto a norme derogatorie da parte della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Mi preme evidenziare semplicemente un contratto in particolare, quello dell'edilizia, che ha disciplinato una soglia differente. Infatti, nella contrattazione collettiva dell'edilizia industria, la soglia del 20% viene riparametrata alla media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente, nella misura del 25%. Quindi la sanzione verrà calcolata e verrà applicata al superamento di questa soglia. Quindi del 25% del 20%. Perfetto. Grazie Gianluigi. Ok, i saluti li abbiamo già fatti prima. Sì, io non l'ho fatto, però grazie a voi. Se no possiamo pure rifarli. Saluti, sì, possiamo rifare. Vai. Allora, facciamo così. Grazie Gianluigi per averci chiarito gli aspetti relativi a questa particolare tipologia contrattuale. Grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento quindi è alla prossima puntata di Reflex. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci.